Questo è un test di trascendenza scritto in inglese. Riguarda ogni anima che è veramente in croce nel suo burattino, nel suo personaggio. Ma è anche l'occasione per controllare la condizione veramente straordinaria di Romano Amodeo, che chiameremo Ra, perché è trascendente al 100% e lo controlleremo strada facendo. Per prima cosa, io devo dire che in ciascuno c'è Dio. L'essenza divina è ciò che anima i nostri personaggi, ma ognuno di loro ha uno scopo più o meno finalizzato a Dio. Se voi siete d'accordo, io vi rivolgo questo test in tutte le possibili domande, anche ovvie, anche eccentriche, circa i segni di trascendenza nel nostro mondo reale, in una rapida carrellata che potete anche stoppare se vi serve, io vi presento il questionario seguente in modo da permettere a ciascuno di conoscere quanta parte di trascendenti segnali ci sono nel suo personaggio. Avendo il modo di farlo, io mostro anche il mio caso personale, quello di Ra, Romano Amodeo. Il mio personaggio sembra veramente tutto finalizzato a realizzare Dio, avendo tutti i necessari requisiti, come potrete facilmente controllare. Ed eccovi qui il test, che vi presenta 200 domande per un punteggio che supera i 1000 punti. Dopo c'è il caso che si riferisce a Ra e che vi tradurrò a voce. Datevi un punteggio. Se avete almeno 333 punti, potete dire di essere divino. Ra raggiunge il 100%, avendo tutto il necessario. Le prime domande sono fondamentali e riguardano la fede. Hai tu una totale fede in Dio? Ebbene, Ra ce l'ha. Possedeva case per circa 2 milioni di euro, ma lasciò padre, madre, fratello, sorella, sua moglie, perfino se stesso, desiderando di dare corpo a Gesù. Domanda 2. Hai fatto lavori possibili solo a Dio? Ra, usando la verità, ha sconfitto la morte e ha espresso il giudizio universale, lavori che erano attesi solo da Gesù al suo ritorno. Domanda 3. Hai tu sorpassato Gesù nel perdonare i peccati? Con la verità della scienza, Ra fa più di Gesù. Egli sconfigge, azzera i peccati, dimostrando attraverso il prodotto meno 1 per 1 uguale meno 1 che tra i due opposti, l'azione meno 1 e la reazione più 1, la combinazione risultante dalla moltiplicazione è negativa, è meno 1. Dal momento che noi stiamo percependo il positivo più 1 dell'avanzamento dell'evoluzione nel mondo, possiamo concludere che l'azione è, quella vera, il ritorno opposto di ogni cosa verso il passato. Così, con la verità, Ra fa molto di più che perdonare i peccati, perché riportandoli a zero li annulla. Domanda 4. Potresti tu sorpassare Gesù nello sconfiggere i diavoli? E Ra elimina proprio i diavoli, dimostrando che il tempo sta tornando al suo principio, per cui Satana è costretto a ritornare quel bellissimo angelo che era prima della sua ribellione. In questo modo, con la verità, Ra converte perfino Satana. Domanda 5. Potete in ogni caso sorpassare Gesù? Ra dice che il suo personaggio è un burattino, ma che è il padre di Gesù
a fare ogni cosa in lui. E essendo il padre più potente del figlio, chi fa veramente tutto in lui sorpassa Gesù, senza però sorpassarlo, perché padre e figlio sono nella stessa essenza. Domanda 6. Potete eliminare, cioè potete condurre ciascuno in paradiso senza rigettare quell'inferno che Gesù aveva detto esistere? La dimostra che l'inferno esiste, ma è per i personaggi, non per le anime di Dio. Domanda 7. Puoi introdurre novità assolute senza essere un apostata? Ra non è un apostata se nega che l'uomo sia un creatore, perché solo Dio è il creatore, per il primo comandamento che ti dice che uno solo è il Dio creatore. Domanda 8. Puoi tu rendere 0 un 1 senza ridurlo a niente? Ebbene, Dio che entra con la sua luce nell'ombra di un personaggio buio un Dio che diventa 0 in Ra. Però rimane sempre tutt'uno nel suo valore. Domanda 9. Puoi tu voler essere Dio senza alcun peccato di orgoglio? Il desiderio di Ra di incarnare Dio non è di essere Dio, ma di morire in se stesso, in modo che sia Dio solo a vivere realmente nel suo burattino, che è veramente una vera nullità, è un vero nulla che si muove solo grazie a Dio. Domanda 10. Ci puoi certificare che non stai ingannando nessuno essendo tu Satana? Ra può certificarlo attraverso questa semplice domanda che egli pone a voi. Potrebbe il diavolo desiderare di morire in se stesso in modo che fosse Dio a esistere in lui e non il diavolo? Assolutamente no. Domanda 11. Hai tu mai udito o sei mai inciampato in Dio, Gesù e la Madonna in persona? Ebbene, Ra udì una volta la voce di Dio, un'altra Gesù e la Madonna gli andarono proprio incontro in persona. Domanda numero 12. Puoi tu garantire che non furono solo false impressioni? Ra può fare questa garanzia. Solo l'altro mondo è l'azione che forma questo mondo reale, che è relativo a quello. Per cui ogni cosa viene dal cielo, anche questi incontri. Anche ogni possibile impressione che si possa avere. Domanda 13. Potrebbe il cielo averti mandato in qualsiasi modo come un messia? Ra afferma che Dio lo ha mandato per tre ragioni. Innanzitutto, Dio manda tutte le anime nel mondo e quindi anche lui. La seconda ragione è che Maria Santissima il 4 giugno 1940 lo salvò dalla morte e lo mandò a vivere nel mondo come suo figlio. La terza è che il Papa Giovanni Paolo II mandò tutti i filosofi con l'enciclica Fides et Ratio, forzandoli a mostrare perché Gesù avesse ragione. Domanda 14. Potresti in verità essere un messia celeste? E Ra lo può essere, perché quando un papa manda un filosofo e il papa è il vicario di Cristo, allora costui è mandato dal vicario di Cristo, ossia dal cielo. Domanda 15. Potresti tu sembrare in qualche modo qualunque un altro Emanuele? Ra potrebbe,
dal momento che Emanuele contiene il man che è presente nel nome romano e quindi è più evidente in romano che negli altri nomi dati a Gesù, che è Gesù, Jesus, Joshua. Domanda 16. Potresti sembrare un altro Israele? Rano può, perché Israele può significare is, il verbo essere inglese, terza persona, ra God, è Dio romano, dove ra è il possibile acronimo di Romano Modeo. Domanda 17. Puoi sembrare segno di uno scopo divino? Il cognome Amodeo ha almeno 5 segni di scopi di questo tipo. Amodeo significa M, O, l'articolo il, Deo, che è il vocativo di Deus, latino, che significa con Dio, per cui può significare io sono Emmanuel, ossia io sono il Dio con noi. I am, o Deo, può anche significare io sono, o zero, nessuno, ma con Dio. Amodeo significa anche em o seos, greco, ossia io sono Dio. Amodeo anche significa amo, italiano, verbo italiano, seos, amo Dio. E in questo modo è il filoteo al quale l'apostolo Luca, anzi l'evangelista Luca, dedicò sia il Vangelo sia gli Atti degli Apostoli. Infine, Amodeo può essere il Mosè dalla A all'Omega, laddove Mosè è Modè perché il Mo, Signore è, Salvatore è, diventa Mo, Dio è. Domanda 18. Il tuo nome assomiglia al Dio dei giudei? Il Dio dei giudei, uno aveva Am come uno dei nomi, e quindi Am, fra l'altro, in inglese significa io sono, e quindi Yahweh, io sono, chi sono, è Am. Domanda 19. Hai tu qualcosa del primo Dio chiamato Ur? Ra aveva Tera, il padre del patriarca Abramo, che era venuto da Ur, in Caldea. Come Tera, così Abramo contiene la sillaba Ra. Nella attrezzatura di tutte le 36 lettere del completo nome di Romano, le ultime 5 sono R, T, 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 U, e rappresentano il Calvario, T, 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 le tre croci, di Ru, che è quel Ruben, la coppia di fratelli Romano e Benito. In questa accezione, Ra, che è re, che è re, ri, e ro, diventa finalmente il ru della U del XIX secolo. E quindi il popolo venuto da Ur arriva finalmente nella fine del tempo al ru di Romano. Domanda 20. Hai qualcosa di Jupiter Deus? Jupiter è you, tu, PP sono i due padri, iter è il viaggio, ma la I può essere uno e il ter può essere tre romano, quindi Jupiter può celare tu sei padre e spirito santo, uno e trino in viaggio. Anche Iovis può essere io, la forza. 21. Hai qualcosa degli altri dei di Roma? Vediamo Marte, dio della guerra, che è 11, cioè il dio binario, 1-1. AR, Amodeo Romano, te. Lo stesso significato c'è in Artemide. La moglie di Jupiter, che è Iuno, è 1-1. Insomma, vediamo molto bene che le allegorie esistono nel nome di Romano.